Bentrovati al consueto momento dedicato a Telebelluna Agenda. Vediamo ora insieme gli appuntamenti previsti per martedì 16 aprile. Continuano gli aperitivi bibliotecari Bellezze d'Orrore del Novecento, percorsi di arte, letteratura e storia. Il nome di questa settimana è Pace, non violenza e difesa civile. Appunti sulla Lega Obiettori di Coscienza e sull'obiezione di coscienza al servizio militare nel bellunese, a cura di Nicola De Toffol. Luogo ed orario rimangono invariati, ovvero la Biblioteca Civica di Belluno alle ore 18:15. Martedì sera alle ore 20:30 presso il centro parrocchiale di Roe di Sedico vi sarà l'incontro con Don Marco Pozza, attuale cappellano del carcere di Padova. La serata è organizzata dalle due associazioni che operano nella comunità terapeutica di Landris di Sedico, assieme alla parrocchia di Sedico e Obribano Roe. L'argomento centrale interessa il racconto dell'esperienza sacerdotale del Don fra i detenuti e delle difficoltà di annunciare la fede in questo difficile contesto. Giunge all'ultimo appuntamento il progetto Salute organizzato dal Comune di Limana. Le tematiche previste per questo appuntamento sono malattia da reflusso gastroesofageo a cura del dottor Lucas Cavallaro e colon irritabile con la relatrice Elisabetta Dal Pont. Il moderatore sarà sempre il dottore Bastianello Germanà e la coordinatrice la dottoressa Tiziana Roncada. Luogo ed orario rimangono invariati, ovvero alle ore 20:30 presso la sala riunioni Municipio di Limana. Abbiamo così concluso il nostro momento dedicato a Telebelluna Agenda. Se anche voi volete rendere noti iniziative o eventi, potete farlo contattandoci direttamente in redazione o attraverso la nostra email promo@telebelluna.it. Grazie ed arrivederci.